Buonasera, buonasera Instagram e buonasera Facebook. Prima che entriamo nel merito della nostra diretta, il 13 dicembre comincia il corso, sempre quello della gestione delle emozioni, della consapevolezza emozionale. Il corso di 3 mesi, sono 12 incontri, 4 incontri al mese, che è destinato, che è questo il corso con quello che, a basso prezzo per chi non si può permettere i corsi regolari, così mi è venuto questo nome, corsi regolari. Quindi vi potete iscrivere, andiamo là a lavorare sempre sulle emozioni e sui disequilibri energetici, andiamo a lavorare in gruppo. Quando si lavora in gruppo, l'energia si amplifica, anche perché mettiamo l'intento di più persone. Insegno come lavorare in autonomia. Perché spesso succede che noi conosciamo tantissima teoria, sappiamo tutto, ma non abbiamo fatto la trasformazione. Quindi, quando non abbiamo fatto la trasformazione interiore, le cose fuori non cambiano. Se le cose fuori non cambiano, se io continuo a stare male, se le situazioni bloccate continuano ad essere bloccate, significa che sono un teorico, non serve teoria, cioè sì, serve la teoria, è importante, ma quello che conta è la pratica. Noi dobbiamo spiritualizzare la materia, noi dobbiamo sviluppare le qualità, quelle che siamo venuti a sviluppare qua in questa vita, perché noi viviamo, la nostra vita deve avere un senso, non è che siamo qua per respirare l'aria e consumare il cibo, l'anima si è incarnata per fare delle attivazioni, per sviluppare delle frequenze, sviluppare le caratteristiche che ancora non ha o ci sono, diciamo, latenti, perché noi nasciamo con i talenti, ma i talenti vanno attivati e sviluppati. Non pensare che chi nasce con il talento è così ha tutto regalato, no, il talento va attivato, va scoperto, attivato. E prima di arrivare a far crescere il talento, noi dobbiamo passare dal karma al dharma, quindi dobbiamo scontare tutto il karma. Scontare tutto il karma non si fa durante un workshop gratuito e per questo ho pensato di organizzare questo gruppo di lavoro per chi non si può permettere i corsi regolari e per 3 mesi staremo insieme e vi insegnerò come lavorare quotidianamente, perché il lavoro energetico deve essere quasi quotidiano, un po' come lavarsi i denti. Non basta lavarsi una volta a settimana, bisogna farlo regolarmente. Se vuoi diventare una persona della nuova era, devi mettere le tue energie, le tue frequenze come la tua priorità, perché noi usciamo adesso dall'era del fare, 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 dai vecchi schemi, e noi dobbiamo entrare nell'essere, quindi le nostre frequenze, il nostro sentire, il nostro mindset saranno fondamentali. L'uomo e la donna della nuova era è chi sa padroneggiare le proprie frequenze. Basta che voi adesso pensate all'intelligenza artificiale. Ciò che può essere fatto dalle macchine sarà fatto dalle macchine. E noi, dopo, penso, un po' di periodo di confusione, di smarrimento, dobbiamo sviluppare il sentire. Che cos'è il sentire? È l'intuizione. L'intuizione è la nostra connessione con il sé superiore. E come facciamo a sviluppare? Solamente ascoltando noi stessi. E per ascoltare noi stessi, noi dobbiamo essere sinceri con noi stessi, dobbiamo avere il coraggio di ammettere di vedere ciò che è. Dobbiamo avere il coraggio di vedere il nostro karma. Adesso parlo del karma, però si tratta in sostanza di vedere i programmi, di vedere emozioni della mente egoica. Dobbiamo decodificare, riprogrammare questi programmi. E quando parlo di programmi, parlo delle emozioni, disequilibri energetici e convinzioni limitanti. Quindi dobbiamo vedere, portare alla consapevolezza, quindi decodificare e cambiare. Perché solo togliendo ciò che è limitante, togliendo ciò che non è vero su di noi, perché
perché i programmi della mente egoica non è la verità su di noi, noi riusciamo a diventare autentici. Noi solamente attraverso questo processo riusciamo a conoscere noi stessi e possiamo riconoscere la verità fuori di no da noi, all'esterno, solo quando diventiamo più autentici, quando conosciamo noi stessi più e più in intimità. Ok? Adesso mi dite, ma no, io conosco me stesso. No, non conosci te stesso. Non conosci te stesso perché noi ciò che abbiamo nella nostra mente subconscia non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Ciò che abbiamo codificato nelle nostre cellule, noi non lo sappiamo. Perché noi quando nasciamo cala il velo di dimenticanza e noi non ci ricordiamo più quello che abbiamo fatto nel nostro passato. Perché noi pensiamo che il nostro passato è dal momento della nascita in poi, ma non è così, perché noi nelle nostre cellule abbiamo codificate le memorie dei nostri avi, quindi dei nostri genitori, nonni, bisnonni e così, bisbisnonni e così via. E noi abbiamo le memorie delle vite precedenti e queste memorie, anche se al momento non sono attive, magari, poi ci sono degli eventi della vita, che sono degli eventi innesco che attivano queste memorie. Conoscere se stessi e riconoscerle quando arrivano e saperle trasformare. Noi non possiamo fare un lavoro a priori. Prima, noi dobbiamo avere degli strumenti per gestire le situazioni man mano quando escono a galla. È per questo che vi ho detto che la crescita è una spirale. È una spirale perché noi scendiamo più giù nell'ombra, portiamo a galla delle memorie, delle situazioni che non sapevamo di avere nella nostra memoria. Liberiamo le energie, liberiamo programmi, liberiamo ciò che non è vero su di noi, quindi i programmi della mente egoica, le emozioni congelate di ottava bassa, oggi ne parleremo ancora, e poi possiamo evolvere. Evolviamo e saliamo più su sulla scala della consapevolezza. Come le emozioni creano la realtà e come imparare a plasmarla. Le emozioni sono la chiave per la qualità della nostra vita. Quando siamo felici ci sentiamo invincibili. Ogni obiettivo sembra a portata di mano. Al contrario, quando stiamo male, anche le attività più semplici possono sembrare insormontabili. Spesso crediamo che il nostro stato d'animo dipenda dal destino o dalla fortuna, ma la verità è un'altra. Noi non siamo vittime, siamo i creatori della nostra realtà. E stasera in diretta esploreremo come le emozioni plasmano la realtà che viviamo, come trasformare le emozioni negative per migliorare la nostra vita e parliamo degli strumenti pratici per diventare creatrici consapevoli della nostra realtà. Allora, noi abbiamo il potere di plasmare la nostra realtà. Però per plasmare la nostra realtà dobbiamo diventare consapevoli. Ciò che non conosci crea la realtà che non vuoi. Ok? Questo è una cosa. Ciò che non conosci crea la realtà che non vuoi. È per questo che diceva Jung, rendi conscio l'inconscio, altrimenti l'inconscio guiderà la tua vita e tu lo chiamerai destino. Normalmente, adesso un'altra cosa, normalmente noi pensiamo che succede qualcosa di bello e noi stiamo felici. Poi magari così a caso succede qualcosa di brutto e noi magari ci buttiamo giù. Nell'universo tutto è perfetto perché? Perché tra le varie leggi c'è anche la legge di risonanza, ossia la legge di attrazione, che è perfetta. Non è possibile attrarre una cosa che non hai già nella tua frequenza. Non è possibile attrarre una situazione, un evento, una coincidenza, una persona, un comportamento di una persona. Non è possibile attrarre se una situazione se non hai già questa cosa nella tua frequenza, buona o brutta che sia.
Noi le frequenze non le vediamo, le possiamo percepire perché percepiamo in modo grossolano se stiamo bene o stiamo male. Se stiamo bene significa che le frequenze sono maggiormente elevate, che abbiamo maggiormente le frequenze della espansione, le emozioni della espansione e stiamo andando nella direzione giusta. Perché abbiamo i nostri obiettivi, stiamo bene, siamo sereni, abbiamo obiettivi ben fissati nella testa e ci crediamo, perché magari abbiamo riprogrammato i programmi della nostra mente subconscia che già sa che deve andare verso questo obiettivo. Allora a questo punto viviamo nella gioia, viviamo nell'amore, viviamo nella soddisfazione, gratitudine a pagamento. E pian piano riusciamo a realizzare in questo modo qualsiasi cosa nella nostra vita. Poi, magari succede qualcosa di negativo e diciamo che disgrazia mi è capitata. Non è così. Se succede qualcosa di negativo e io perdo la mia gioia, la mia fiducia, il mio ottimismo e cado nel vittimismo, significa che là manca la consapevolezza. Significa che si è attivata una mia frequenza, una memoria che era già latente quando mi sono incarnata, quando sono nata, ecco, diciamo così. Quindi si attiva questa situazione e il mio compito adesso è portare alla consapevolezza tutti gli schemi, tutte le emozioni, squilibri e programmi che hanno creato questa situazione, questo evento. Ok? Quindi dalle memorie che sono immagazzinate, che sono proprio presenti nel nostro corpo, nel nostro genoma, dalle memorie vengono attivati degli eventi. Ok? E questo è il cambio del paradigma. Quindi io non sto bene o sto male perché mi accade qualcosa, ma mi accade qualcosa perché io sto bene o sto male. Mi accade qualcosa perché ancora ho deciso di fare un salto evolutivo. E questi salti evolutivi ci saranno per tutta la vita, fino all'ultimo respiro. Quindi il lavoro su di sé sarà sempre più fine, sempre più raffinato. Ma comunque continueremo a lavorare su di no sulle nostre frequenze, così come respiriamo fino alla fine della vita. E oggi parliamo delle emozioni. Le emozioni possono, questo l'abbiamo già detto, ridetto in mille salse, però ripetita Jugend, così. E le emozioni possono essere di contrazione e di espansione. Quelle di contrazione sono quelle che non ci permettono di plasmare la vita, sono quelle che sono dense, hanno le frequenze lente, che con queste non possiamo plasmare la nostra vita. Con le emozioni di contrazione, il nostro corpo si contrae, addirittura le emozioni di contrazione fanno venire le tensioni nel corpo fisico. Adesso vi dico il perché. Le emozioni di contrazione attivano nella nostra vita tutte le situazioni di difficoltà, ok? Quindi tutti i blocchi dei vostri progetti, stalli al lavoro, tradimenti nelle relazioni, tutte le cose più infelici possibile sono attratte dalle emozioni di contrazione, ok? Quando noi viviamo nelle emozioni di contrazione, quando sono poi ovviamente la scala delle emozioni di contrazione è molto ampia, nei livelli più bassi, che sono livelli della vergogna, noi addirittura stiamo vicino alla voglia di morire. Lo sentiamo a livello del corpo. Il corpo si ammala, il corpo soffre. Noi non abbiamo la forza vitale. Perché? Perché le energie vitali sono bloccate, perché l'energia è densa, perché fa fatica, noi lo sentiamo perché fatichiamo anche andare a fare la spesa fa fatica. Non parlando dei nostri progetti, dell'entusiasmo della vita, della voglia di vivere.
perché quando veramente le energie sono bloccate stiamo veramente male. Quando sono un pochino più alte queste frequenze, queste emozioni di espansione, noi possiamo avere per esempio tanta paura e possiamo avere paura di tutto, noi possiamo avere anche paura della paura. Poi quando sono ancora più alte, parliamo della rabbia, parliamo del desiderio, parliamo dell'orgoglio, che sono frequenze abbastanza alte, però sono comunque le frequenze che vanno contro la vita, quindi comunque non ci fanno a lungo andare a realizzare ciò che desideriamo. Ok? Per diventare creatori consapevoli e per plasmare la nostra vita, dobbiamo liberare queste emozioni, liberare questi programmi. E scegliere in modo consapevole di provare le emozioni di espansione, quindi dal coraggio in su. Coraggio e buona volontà, accettazione, poi più su abbiamo, se non mi ricordo tutti, abbiamo amore incondizionato, amore incondizionate, gioia, pace, neutralità, ragionevolezza e così via. Adesso, noi lo sappiamo, lo possiamo anche raccontare tante volte a livello teorico, ma non è quello che conta, conta la pratica e conta di fare il lavoro concreto. Voi dovete sapere che le emozioni, quelle che sono, se noi abbiamo addosso l'emozione o proviamo delle emozioni negative, l'emozione normalmente dura fino a 90 secondi. Un'emozione può durare fino a 90 secondi. E adesso voi mi chiedete, ma perché non è vero? Perché se io ho paura, posso avere paura per ore. Se io provo dispiacere o rabbia, posso essere arrabbiata anche per un giorno intero. Perché ci sembra che durano così tanto? Perché noi le tratteniamo nella nostra mente, tratteniamo con il pensiero. L'energia dell'emozione dura al massimo 90 secondi, ma se noi aggiungiamo all'emozione il pensiero, noi continuiamo a ricreare il pensiero e con il pensiero continuiamo a ricreare questa emozione. Quindi è buono abbinare sempre il lavoro sulle emozioni con il lavoro sui pensieri, sulle convinzioni, che è più efficace. È per questo anche che noi utilizziamo per lavorare sulle emozioni le tecniche di psicologia energetica, perché ci danno a livello energetico proprio una spinta, ci aiutano ad uscire da questo loop pensiero, emozione. Perché che succede? Se io provo la rabbia, se riesco a staccare il pensiero, rabbia dopo 90 secondi passa, ma se col pensiero io continuo a sono arrabbiata con questa persona e continuo a produrre i pensieri di rabbia verso questa persona, allora a questo punto creo altra rabbia, quindi non faccio in tempo a smaltire, a far scivolare, non scivolare, a elaborare questa rabbia, perché con la mente sono attaccata magari a quell'evento. E continua a creare altra rabbia. E poi dopo un po' questa rabbia diventa così tanta che il corpo non ce la fa a smaltirla e la rabbia si congela nel corpo. E che succede? Le emozioni bloccate nel corpo sono come delle palle di energia, sì, che all'inizio può essere di grandezza di una nocciola, una noce, poi si possono ingrandire, queste palle di energia rimangono bloccate nei vari organi e nelle varie parti del corpo e questo fa sì che l'energia vitale non scorre liberamente. Più abbiamo questi blocchi energetici nel nostro corpo, più il corpo diventa teso, diventa stressato e più facilmente si ammala. Queste emozioni bloccate adesso che fanno? Anche se magari io non sono più arrabbiata perché è passato un mese, rimasta la rabbia, l'emozione della rabbia bloccata nel mio corpo. E anche se io adesso non la sento,
Questa continua a influenzare il mio ambiente, la mia realtà, il mondo intorno a me. Perché? Perché è una frequenza che, anche se non è attiva adesso, comunque questa rabbia fa parte della mia frequenza. Se fa parte della mia frequenza, con un evento innesco, basta magari un poco niente, io scoppio di nuovo e mi arrabbio. Con questa frequenza congelata nel corpo, anche se non è attiva, attraggo un evento che mi farà arrabbiare. Ecco come noi plasmiamo la realtà, solo che normalmente la plasmiamo in modo inconsapevole. E quello che vi vorrei insegnare, sia oggi, oggi a livello teorico, domani lo facciamo in pratica, poi dal 13 dicembre lo faremo per 3 mesi, sì, insieme. Vi vorrei insegnare come liberare queste emozioni dal corpo, come liberare queste memorie delle situazioni stressanti del passato dal corpo, in modo di liberare le vostre frequenze. Perché allora si dice che il buio non è altro che l'assenza di luce. Allora, se noi abbiamo dentro il corpo tante emozioni represse, delle quali non ce ne rendiamo conto, che possono essere anche dovute dai traumi non elaborati del passato, e questo, anche se adesso magari non ci pensiamo, comunque c'è nel nostro corpo, comunque c'è nel nostro subconscio, comunque c'è nella nostra struttura energetica. Quindi il lavoro di Fino adesso è andare a liberare queste emozioni una ad una, e man mano che le facciamo scorrere, è un po' come fluidificare il sistema energetico. Noi le facciamo scorrere, no, noi le facciamo, noi le andiamo a liberarle. E che succede? Il corpo energetico, dal denso, dal pesante, diventa più fluido, più leggero, comincia a vibrare alle frequenze più alte. E con questo cambierà la qualità della vostra vita. E non è una speranza, è matematico. Se voi vi mettete a lavorare su di voi quotidianamente, e il mio obiettivo durante questo corso, che comincia il 13, insegnarvi come fare, e vi mostro tre modi diversi, almeno tre modi diversi. Voi all'inizio magari sto male perché mi sento bloccata, perché mi sento il peso di responsabilità, mi sento sopraffatta, spaventata anche dal futuro. Vi sto parlando di queste cose perché è quello che ho vissuto quest'anno. Che mi sono trovata da un giorno all'altro a gestire la vita mia e di due figli adolescenti da sola. Cioè, un giorno stavamo in due, il giorno dopo mi sono trovata da sola, quindi mi sentivo spaventata, sopraffatta, disperata, avevo tanta. Ho vissuto un shock perché nessuno si aspettava, quindi tante emozioni represse, tante emozioni che il corpo lì per lì non è riuscito a smaltire. E quindi questo crea faceva e quindi mi sentivo stanca, perché quando è così voi siete stanchi, voi non riuscite a dormire bene, il corpo comincia a ammalarsi, non avete voglia di vivere, non riuscite neanche a pensare alle cose belle, non riuscite neanche a creare i vostri obiettivi, non riuscite neanche, non sapete spesso che cosa volete dalla vita. Perché quando noi siamo in queste frequenze basse, sembra che non possiamo vedere, perché c'è buio. Finché non filtra la luce, noi non possiamo sapere neanche che talenti abbiamo. Figuriamoci attivarli e metterli al servizio degli altri. Quindi, quando siamo in queste situazioni, veramente la vita può sembrare difficile, da affrontare, difficile. Però, se io lavoro e libero le mie emozioni,
comincio pian piano a stare meglio, perché se oggi da 0 a 10, dove 10 sto malissimo, se oggi sto 10, libero le emozioni e dopo che ho liberato le emozioni, invece di 10 di sofferenza c'è 9, invece di 10 di malessere c'è 9. Io domani rifaccio lo stesso lavoro e domani libero un altro po' e fluidifico il mio corpo energetico e da 9 magari scende a 8 e quindi vedo il progresso. E continuo per una settimana e dopo una settimana magari da 10 sono passata a 6. Da 10 a 6 c'è tanta differenza. Comincio a vedere i primi risultati. Il mondo comincia a avere i colori diversi perché filtra più luce. In questo modo noi lavoriamo sulle nostre emozioni. Adesso volevo dire un'altra cosa molto importante. Allora, per plasmare la nostra vita, noi dobbiamo diventare adulti a livello emotivo. E a noi sembra che siamo adulti, ma a livello emotivo non lo siamo. Noi possiamo avere 30, 40, 50, 60 anni e a livello interiore essere sempre bambini. Atteggiamento da bambino è che i bambini interiori sono le persone che non sono mature, non sono adulte, sono quelle che non si prendono la totale responsabilità della propria vita. Che significa? Significa che inverto il nutrimento emotivo. Invertire il nutrimento emotivo significa che comincio a darmi ciò che mi aspetto dagli altri. E solo quando divento adulta posso plasmare la vita secondo le mie regole. Finché io non ho invertito il nutrimento emotivo, sono sempre nei livelli di consapevolezza bassi, nelle grinfie della mente egoica, dei programmi che non sono veri su di me. Qual è l'atteggiamento di un bambino emotivo? Il bambino emotivo è una persona che si aspetta che il mondo esterno, quindi le persone, il sistema, la società, il datore di lavoro, soddisfano i suoi bisogni. La famiglia, il marito, la moglie, gli amici, appunto il datore di lavoro, l'azienda per la quale lavoro, lo Stato. Queste sono le persone che pretendono dagli altri. L'altro giorno una persona mi ha detto: allora, insomma, che dici? Che creare l'abbondanza economica, smetto di giocare a grattavinci? Sì, giocare a grattavinci è sempre aspettarsi che l'universo mi dà qualcosa. Le persone adulte, quelle che plasmano la propria realtà, che sono creatori della propria realtà, creano sì dal livello della quarta dimensione, dal livello dell'immaginazione. Questo sì, ma sanno che il potere è dentro, che non è il mondo da fuori che mi regala qualcosa, non è il mondo da fuori che risolve i miei problemi. Me li risolvo io, mi nutro a livello emotivo, libero le emozioni di ottava bassa, mi nutro delle emozioni di ottava alta. Ho bisogno di gioia, mi do le emozioni di gioia. Ho bisogno di amore, mi do emozione di amore. Comincio a riempirmi della frequenza dell'amore e solo quando sono piena di frequenza di amore riesco a trarlo da fuori. Perché il mondo fuori è il mondo dei risultati, degli effetti, è lo specchio di quello che abbiamo all'interno. Quindi aspettarsi che il mondo delle apparenze ci dà ciò delle qualità che noi non abbiamo dentro è infantile. Quindi alla base di tutto è proprio cambiare il nutrimento emotivo, e questa è la consapevolezza emotiva. Questa è la consapevolezza emotiva. Io non mi aspetto che qualcuno si prenda cura di me, mi prendo io cura di me stessa, mi prendo io cura. Quindi comincio a lavorare sulle mie emozioni. Questo
Qualsiasi cosa voi provate oggi, qualsiasi cosa vi blocca, qualsiasi cosa ostacola i vostri obiettivi, si può superare. Si può superare perché ciò che vi sta ostacolando appartiene alla mente egoica. E noi non siamo la nostra mente, non siamo i nostri programmi, non siamo no le nostre emozioni. Noi abbiamo queste memorie, abbiamo questi programmi, noi abbiamo queste emozioni, ma abbiamo anche il libero arbitrio, e il libero arbitrio è decidere di liberare. Ma per farlo ci dobbiamo prendere la responsabilità. È il bambino che si aspetta che qualcuno fa le cose per lui. La persona adulta si prende cura di se stessa. E quando voi arrivate al livello di 200, voi riuscite a essere autonomi e adulti. A livello di 200, che è il livello di coraggio, quindi avete rilasciato tutte le emozioni di contrazione, tutte, no, non tutte, vabbè, tante emozioni di contrazione, siete saliti sul livello di coraggio. A questo punto producete la quantità di energia tanta quanta ne avete bisogno. Siete adulti, date, questo significa che date al mondo quanto ne avete bisogno. È bellissimo parlare a livello di abbondanza economica, di queste frequenze. Se io sono a livello 200, io ho tanti soldi di quanti ne ho bisogno, perché dono alle persone servizio che viene ripagato con l'energia del denaro, che questo è uno scambio energetico, se sono a livello 200, produco esattamente tanti soldi quanti ne ho bisogno. Bene, allora io per oggi farei anche questo. Il 13 dicembre vi invito al corso della consapevolezza emotiva, dove vi insegno come lavorare, cioè lavoreremo insieme per 3 mesi, ma io mi auguro che questo corso diventa la vostra routine quotidiana e vedrete i risultati. Vi ringrazio tanto e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie.